Allora, la cosa più importante è che il delta T e il delta M sono direttamente connessi e possono essere in diversi ambiti. Abbiamo chiamato ambito ambientale, ambito campo elettromagnetico, ambito sociale, ambito spirituale, ambito religioso. Diciamo, in tutti i vari ambiti la legge è sempre la stessa, cioè una variazione del tempo. Ammettiamo il tempo di oggi, il 1° dicembre 2020, al tempo 2, il 1° marzo 2021. In massa siamo 20 persone, e sono 7 miliardi di persone, meno la massa che siamo noi, più o meno 70 persone, otterremo un flash mob. Ok? Quindi questa è la legge per quanto riguarda la socialità, ma noi potremmo avere uno stesso effetto, diciamo, se pensiamo tempo T2, una variazione di tempo molto brusca, tipo un buco nero o in un quasar, la nostra massa sul pianeta Terra potrebbe essere molto diversa se ci spostiamo a 20.000 parsec, che significa molto molto lontano da Roma, e in un'altra classe. Quindi la nostra massa varierà come il nostro tempo. Questo a livello fisico. Quindi il concetto si ripete in tutti i vari ambiti, fino ad arrivare a 33 piani, livelli di consapevolezza o livelli, diciamo, di mondi, che quindi possono essere, come ho detto, ambientale, fisico, magnetico, della temperatura, della socialità, insomma, tantissimi piani. Quindi questa legge universale è la prima legge che serve per spiegare l'opportunità di fare questo evento e di farlo con il cuore. Cioè, questo è l'uomo, questa è la testa, sono le braccia e qui c'è il cuore. Allora, il cuore che è verde, ok, e qui c'è lo stomaco. Se noi pensiamo con questi due elementi, il delta T è un delta T verde, ok? Delta T verde è il cuore. E quindi l'effetto sulla massa è molto diverso che un delta T della mente, che sarà questo. Questo è il delta T della mente, che ha dei campi, un reticolo sopra di noi che si chiama griglia cristica, e nella griglia cristica esso può avere delle informazioni, ma la griglia cristica molto spesso viene bloccata dai campi elettromagnetici frequenziali del 5G o comunque delle interferenze. Questo tipo, diciamo, di operazione fa capire quanto sia importante lavorare a livello del cuore e dello stomaco, se no si è troppo mentali e la mente porterà delle immaginazioni egoistiche. Quindi i vari delta T su delta M devono lavorare diciamo, a compartimenti stabili e devono essere disciplinati. Questa è la prima lezione di oggi. Più avanti vi porterò avanti su questo concetto della variazione del tempo e della variazione della massa, o dei gruppi sociali o dei gruppi, diciamo, di progetti. Per oggi vi saluto e vi ringrazio. Enrico Valbonesi da Roma, 1° dicembre 2020.